Hola e benvenuti in questo nuovo video. Morta Clevo lì nell'angolo. Siamo alle Maldive. E oggi appunto vi porterò nella mia giornatina per vedere cosa faremo. Oggi o qualche altro giorno, adesso scopriremo che giorni vi farò vedere di questa vacanza. Saremo qua ovviamente una settimana e oggi è già il martedì, mercoledì, giovedì, quarto giorno. Sta volando il tempo, mio Dio, raga. Vabbè, niente, prima cosa andiamo a fare colazione. Non so come faccio ad avere tutte queste energie. Ci siamo appena alzate e sarebbero le 5 del mattino in Italia, quindi vi dico solo questo. Poi magari vi faccio vedere anche un po' la stanza, ma fa un caldo già alle 9 del mattino, che raga, non vi spiego. Ok, questo è il ristorante dove faremo colazione ed è a buffet, quindi si può scegliere quello che si preferisce. Eccoci qua. Scusate se traballo, ma camminando è impossibile stare fermi. Comunque, là fanno le crepe di solito. Qua le omelette. E qua ci sono tutti i pasti proprio che puoi scegliere tu, quello che preferisci, più salato che dolce però. Quindi di solito non prendo troppe cose, ecco. E vedremo Cleo stamattina di cosa avrà voglia. Qua ci sono le briochine, un po' così. Sono anche waffle oggi. Poi. Ti tentano quelli, eh? Mi sa che stai un po' imparando, tipo. Ecco qua. Colazione di oggi. Il bello è che ho preso l'unica crepe, secondo me è mezza bruciata. Comunque, qua c'è l'omelette, poi ho preso un po' di pane per farlo col burro e la marmellata. Anche Cleo si è presa i waffle e le crepe, poi ci siamo fatte un teino. Buon appetito! Qui c'è il bar. Qua ci sono dei negozietti. Questa è la piscina comune, noi invece ce l'abbiamo dall'altra parte, dopo il ristorante. Qua c'è il medico che Cleo ci ha avuto la fortuna di visitare. Si può giocare a tennis? Non vorrei dire, ma cioè sembra tipo che il medico non ha lavorato per anni e ha detto: ok, diamo tutto a Cleo. Che ridere. Quindi, già che ci sono, vi faccio vedere il bagno. Abbiamo ben due lavandini e la doccia all'aperto. In realtà c'è una doccia anche qui e poi qua c'è il bagno tutto chiuso. Però, come vedete, è all'aperto. Quindi si fa un po' sauna, come dire. Oggi sto indossando il costumino di Skims, che mi piace molto, anche se è un po' a vita alta, quindi per l'abbronzatura diciamo che non va benissimo perché poi rimane il segno, però la parte sopra invece top, perché è bella scollata. Non so se si vede, ma ieri mi stavo già un po' bruciacchiando, quindi oggi devo stare più all'ombra. Bello questo costume. Avevo fatto anche un altro ordine, ma non è arrivato in tempo, quindi amen. Lo indosserò quest'estate poi. Prepariamo la mia borsetta per il mare. Ho portato questa qui che è super comoda perché anche se si bagna è tipo un materiale particolare. E porterò ovviamente il libro che devo assolutamente finire. Sono ancora neanche a metà, raga, però mi sta un po' annoiando, devo ammettere. Quindi ci sono rimasta male perché io di solito amo i suoi libri. Però va così tanto nel dettaglio che non c'ho voglia. Avete presente quando proprio dici basta, vai al sodo? Cioè, ok, è tanto lungo, però. Capito, a volte vorrei proprio saltare delle pagine, però comunque lo finirò sicuramente. Quindi lui. Poi la borsa aveva anche una piccola pochettina e qui dentro avevo già messo l'SPF per le labbra. In realtà c'è anche la crema, però come crema preferisco riapplicare durante le ore questo stick, che è molto comodo perché praticamente lo applichi così sul viso e via senza usare le mani. Quindi questo lo andiamo a mettere qui. Ho portato anche questo, sempre SPF 50, che però appunto dovrebbe aumentare anche l'abbronzatura. Di solito lo metto sulle gambe. Un po' di acqua, una pinza per i capelli. Poi ho la cover per andare sott'acqua, anche se non lo so, per ora non mi ha fatto impazzire.
Forse potevo trovarne una migliore, però beh, ormai ho lei. Poi ho dovuto comprare questo cappello perché qua fa veramente tanto caldo e il sole è sempre quasi un sole di mezzogiorno, quindi devo assolutamente coprirmi per non bruciacchiarmi. Infine, addosso userò ovviamente già gli occhiali per uscire. Mi stavo dimenticando la maschera che oggi voglio provare perché domani andiamo a fare snorkeling, quindi devo assolutamente provarla prima di usarla. E da-da! Andiamo! Importanti le scarpette perché ci sono i coralli in arrivo. Ed ecco il nostro ombrellino. Ridere io col cappellino così. Tutte le palmine. Non c'è più Brekuz. Ho fatto una sua scultura. Guardate che bella l'acqua. Quanto è cristallino, raga. Non so perché non ho messo le scarpette, ma vabbè. Oh, che bella fresca. E poi si sprofonda subito. Cioè, letteralmente... e la riva, e qua sono già fino alle tette. Non capite la bellezza. Raga, vi auguro di riuscire a venire almeno una volta nella vita. Manifestiamolo insieme di tornarci poi. Che relax, che pace. Il cielo è sempre un po' così grigino comunque, nonostante c'è un sole della Madonna. Non è super azzurro come il mare. Ci sono un po' di nuvolette oggi. Però temperatura pazzesca, cioè calda praticamente. Non so che stanno facendo zumba o qualcosa del genere, no? Ma che grandi pezzi. Faccio l'impressione questo rosa. Poi dovrò mettere poi la GoPro quando andiamo in giro. Non penso che sto respirando bene comunque. Forse non tanto. Mi fa morire che ci sono queste canzoni. Comunque la maschera ci sta, però non avevo portato il boccale e quindi non potevo andare troppo giù con la testa. Dopo ci riproviamo. E non so, mi vedete da sola in realtà in questo momento perché povera Cleo ha i crampi e nausea e quindi ha preferito stare in piscina all'ombra perché effettivamente anche sotto l'ombrellone fa molto caldo, c'è poco vento, diciamo, non si riesce a stare troppo tempo qui se non si è proprio dentro l'acqua, quindi faccio un po' e un po', però pensavo di fare un giro dell'isola per vedere dall'altra parte cosa c'è, perché per ora siamo rimasti solo qua davanti, però vorrei un po' esplorare, quindi mi sa che adesso andiamo a fare un giretto. Questo è il resort dove siamo e adesso andiamo di là. Ho visto che ci sono le altalene, super cute, e ci sono anche le moto d'acqua, e ci sono poi tutte le casette nell'acqua e andremo lì i prossimi giorni. Abbiamo fatto un po' a terra e un po' andremo poi nell'acqua per provare a vedere cosa preferiamo. E là si può giocare a beach volley, ma con le unghie lunghe direi che non è il caso. Qua l'acqua è bellissima comunque. Si può andare anche in canoa e nel quello che non mi ricordo mai come si chiama, potremmo andarci in questi giorni effettivamente. Oh, fresco. Troppo bello. Ah, ok, lì che noleggi le canoe. Come si chiamano questi? Paddle? No, paddle. Paddle è un'altra roba. Sto male.
No, raga, ma che sogno! Dal vivo è ancora più bello, cioè non so, il cielo così scuro secondo me fa sembrare tutto cupo, ma in realtà è bellissimo. Sempre super belli queste piante, come radice che sembra che voglia uscire dal ramo. Adoro. Siamo quasi arrivati, penso sia un bar quello. Magari mi prendo qualcosa da bere, sto morendo di sete. YouTube verità, ci sono anche questi sacchi. Penso che dentro ci siano coralli, sapete? Si vede che ce ne fanno troppi e non sanno più dove metterseli. Quindi è un po' brutto da vedere. Cioè, se avessi la casa qui davanti mi arrabbierai forse, perché cioè letteralmente siamo nella serie. Forse dipende dalla tua fortuna di andare da una parte o dall'altra parte. Questo che roba è? Pericoloso. Dovrebbero toglierlo. Che carino questo chioschetto così in riva al mare. Morto, non io che giravo con l'elastico. Sveglio qua. Odiavamo questa canzone. Non so perché mi piangere. Bene, ho provato a fare delle foto qua e si stava per distruggere te perché mi è caduto nella sabbia. Direi che è giunto il momento di andarcene da qua. Allora, si è fatta una certa perché è già mezzogiorno, quindi non so se andare di nuovo di qua o tornare indietro. Cleo mi avrà dato per disperse nel mentre. Io in giro per l'isola. Ah, e qua non c'è un cane. Benissimo. Proprio nessuno. Forse perché è mezzogiorno? Probabile. Però forse di là ci sono le nostre camere in realtà. Ok, sono arrivata al ristorante dei corvi. Questa è la Manta ed è diciamo in orientale cinese, mi pare, come ristorante, ed è appunto suo appuntamento, quindi bisogna prenotare. Non è buffet. E penso che di là io non possa andare a piedi. Ora che ci penso. Sta iniziando a fare caldino. Oh no, forse sì. Maybe non conviene molto. Provo lo stesso. Dove sto andando, raga? Qua ci sono delle stanze, però. Mi sto pentendo? Sì. Lo faccio comunque? Ovvio. Madonna, sembra troppo mia nonna con questo cappello, che ridere. Oddio, qua è pieno di piantine. La mia domanda è, come faccio ad andare lì? Domanda più che plausibile, direi. Cavolo, devo entrare di più, mi sa. Pessima idea, Melissa. Pessima idea. Sono dovuta buttare in acqua. E qua c'è pure un filo. Lol. Una parola, raga. Sono una cretinotta. Sta roba. Opa. Fatemi tornare a riva. Poi è anche più sporca l'acqua. Non ce la farò ad arrivare lì a riva. Ok, ora vedo tutti. Ce l'ho fatta a superarlo. Devo solo capire come camminare qua, ma... mi distruggerò i piedi. Yes! Non voglio più sapere, ok?
Sono arrivata a casa. Mi sembra un miraggio, ma quello è il mio ombrellone. In tutto ciò non so effettivamente quanto ci ho messo. Vi lascerò qua il tempo di fare tutta l'isola, anche se mi sono fermata un po' per la Sprite, quindi non lo so. Però secondo me non troppo, cioè è abbastanza piccolino alla fine, come tutte le isole qua alle Maldive. Non ci credo, ce l'ho fatta. Eccola la piscinetta, Cleo. Oh, che caldo. Facendo contenuti comunque. Ho fatto sul letto. No, vabbè. Ma cos'è? Io sto malissimo. Che ridere. Forse un elefante. Boh. Comunque, ho fatto il giro e ho trovato un'altalena per fare le fotine, quindi dopo faremo le fotine lì. Adesso mi butto anch'io in piscina, mi sa. Ah, vediamo cosa danno qui in omaggio. Abbiamo, vabbè, qui lo spazzolino, dental kit, super utile. Ah, c'è anche il rasoio, perfetto, perché l'ho dimenticato. Poi, sanitary bag, vanity kit, devo aprirlo per capire cos'è. Abbiamo ovviamente una cuffietta, anche ago e filo. Sto male. E... basta. Ah, ok, classico cotoncino, cotton fioc e una lima per unghie. Direi super utile. Che top. Ora sono tornata in camera perché stavo cuocendo fuori a leggere in piscina e mi faccio una doccetta e poi andiamo a pranzo. Anche perché poi vorremmo anche un po' sistemarci, perché oggi pomeriggio andiamo a vedere i delfini. In teoria abbiamo il 50% che li vediamo, l'altro 50% no. Non capisco, sono rossa o no? Ok, mi sento già molto molto meglio. Doccia all'aperto, molto carina comunque, posso dire. Mi piace assai. Immagino di averla anche a casa. Eccoci, il momento pranzo. Adesso vediamo un po' oggi cosa c'è di buono. Non ho voglia. Involtini, no? Ma questo lo provo, dai. Ah, c'è il couscous. Questo ci sta. Top. Patate. Ci stanno sempre. Questo è il mio pane preferito, che sarà sicuramente super unto, però stra buono. Ci piace assai. Bye, thank you. Raga, con questa, non so cosa sia in realtà, sembra quasi, boh, io la paragono alla Philadelphia, però in realtà è tipo più yogurtosa. È buonissimo. Mangerei solo questo. Ok, ho fatto un secondo giro, mi sono presa l'insalatina, un po' di sempre questo pane. E poi c'era il mango, quindi ovviamente mango e anguria, speriamo siano buoni. Sono cambiata e adesso mi trucco un pochino, danno solo un peperone in videocamera, che ridere. Ho la mia bag dei trucchi, come avete visto in realtà già nel video in cui faccio la valigia. Vediamo che look fare, penso comunque di truccarmi pochissimo perché fa un caldo che sennò ci sciogliamo letteralmente. Ma giusto un po' di mascara, magari lentiggine, cose del genere. Questo è il prima e ci vediamo direttamente con il dopo. E tada! Questo è il dopo. Mi vado un po' a sistemare, come avete visto, e rendere più abbronzata, perché il corpo era rossissimo e il viso era bianco. E direi che ci stiamo. Mi piace molto. E adesso devo registrare degli altri contenuti. In realtà, se volete vedere questo get ready, lo trovate su TikTok. L'outfit sarà questo vestitino, che in realtà ho preso diverso tempo fa, però rimane sempre molto cute. Forse era di Bershka, mi piace molto perché ha tutte queste taglietti che sembra poi un po' zebrato. E niente, anche i capelli sono stranamente decenti. Ho messo uno spray che lascia appunto un po' l'effetto quasi bagnatino. E non è male, però cerco di evitare di toccarli troppo. Marta, non noi, quasi in ritardo. Musichetta. C'è un bel po' di sole, sono le 4:20, raga. Io mi brucio. Eccola, lei è la mamma del gruppo che firma sempre. Comunque siamo tutte e due un po' pink. Mi fa molto ridere questa cosa. Eccola Cleo. E tra poco appunto saliremo in quella barchetta. Non so se la vedete.
quella lì. Incrociate le dita per noi che riusciamo a vedere questi benedetti delfini. My God, speriamo, speriamo. Là sappiate che se venite a febbraio, comunque almeno quest'anno, c'è un caldo pazzesco. Sembra di stare costantemente in una sauna. Questo è un po' il mood. Eccolo lì. Per fortuna il sole è un po' coperto, così forse non moriamo proprio dal caldo nel mentre. Morta, pensavo fosse un pesce, invece una persona. Che bello qua. Super cute. Sono le 18, comunque sta per tramontare il tutto, però molto buietto. I delfini proprio non ci hanno voluto minimamente dare una chance, per il fatto che c'è il 50% comunque per il costo, perché Cleo ha detto che costerà tipo 90 euro. Che dire, dovrebbero scontare qualcosina, perché se non riesci neanche a vederne uno, pagare così tanto, insomma. Però vabbè, ci abbiamo provato. A te l'amo! È una volpe volante, ho scoperto, grazie a Cleo. Pensavo fosse un pipistrello, invece no. Ha le sembianze, diciamo, le ali da pipistrello, ma il corpo di una volpe un po' arancione, tipo cute. E cosa facciamo ora? Vabbè, andiamo intanto in camera a lasciare le cose. Quanto sei delusa da 1 a 10? Un po' lo sapevo, perché l'anno scorso mi è capitata secondo la stessa anno cosa di fila. Però speravo di vederli stavolta. Anch'io, raga. Ma poi con il fatto appunto che ti dicono sì, c'è il 50%, arrivi già un po'. Sì. Poi con il fatto che appunto loro sono là, guarda, guarda di là, guarda di là, diciamo, oh, la trovate. Invece no, non la trovano mai. Oh, no. Così vicino a una persona. No, anzi, sembra una scuola, vero? E niente, quindi adesso andiamo in camera e penso che ci cambieremo. E... No, fai vedere che ti ho preparato la sorpresa. Anche tra oggi! Poco. Tra poco. Guardate che romantica, Cleo. Ha preparato il tavolino. No, non si non vede. Si vede ancora. Con le luci. Comunque, Marta, secondo me vengono veramente tantissime persone per la luna di miele, eccetera, quindi ogni giorno sono i tavolini così. Allora, cos'è il nostro amico cuoco qua? Cocco? Oh, sweet patato buona. Però cosa si condisce? Cioè non c'è un qualcosa da... Poi ci sono le classiche cose speziate, diciamo che il mood è sempre lo stesso. Lo stavo registrando. Vediamo che verdure abbiamo today. Sono sempre un po' crude. Fish al curry, vabbè dai. Che poi in cosa consiste il fish, il Maldive fish? È un pesce che esiste solo qua alle Maldive? E questo è il mio solito mappazzone per trovare qualcosa che ci piace, provo tutto.
lei è molto bianca. Esatto. Guarda. Giur, torno vloggando un pochino perché oggi cambieremo stanza. Quindi, visto che ce ne andiamo, ne approfitto anche per farvi vedere questa un po' sistemata vuota. Perché prima c'era il nostro disagio intorno. E, allora, noi abbiamo grandi aspettative per la prossima stanza, vero Cleo? Yes! Yes! Quindi incrociamo le dita che sia meglio di questa, perché in realtà questa è stupenda, bellissima, fuori con la piscina si sta da Dio, ma c'è un problemino col bagno, ovvero c'erano tantissimi insetti essendo all'aperto e ogni volta per andare in bagno bisognava fare la corsa perché c'erano le formiche e ci venivano addosso e ero tipo, ah, formica. Per il resto invece tutto perfetto, l'aria condizionata funziona, dormivamo da Dio, il letto è bello comodo, quindi top. Questa è la camera, letto centrale, qua c'era tipo un piccolo salottino con le sedie che però al momento abbiamo un po' messo in disordine. Comunque molto bello l'arredamento secondo me. Questo fa un po' paura, che cosa sarà? Un serpente? Un drago? Chi lo sa? Sì, va bene, lo stesso stamattina raga sto ancora dormendo, non lo so. Ecco, ci piaceva perché è un po' tipo rustico, capito? Non è super moderno e secondo me ci sta a venire in questi posticini alle Maldive. Comunque qua c'è una sorta di armadio che però non abbiamo mai quasi appeso le cose, le nostre valigie per cambiare stanza. Qui c'era invece un piccolo bar, così, tutto bello qui incasinato. L'acqua fresca ve la portano ogni giorno. E di qua invece abbiamo il famoso bagno che vi dicevo. Però appunto essendo all'aperto con la luce spesso entravano cose, come dire. Qua c'erano i due lavandaini. Che ridere far vedere l'home tour quando ce ne andiamo tutto sporco. Guarda. Ok, quindi dovremmo aver preso tutto. Qua ho la mia borsa. Qua metto questo. E c'erano due cuscini, devo mettere tutto top. E non abbiamo dovuto prendere neanche le prese particolari perché ci stanno anche qua. Bene, vi faccio vedere per l'ultima volta anche qua fuori. La mia parte preferita ovviamente. Però si crepa dal caldo, qua c'è anche un tavolino. Qua c'erano i due sdrai e di là subito la spiaggia, ma avete già visto. Ready? Finally. Sono le valigie lì e ci cadranno in acqua come diceva Cleo. Esatto. Un minimo. Ti immagini cadere giù? Yes. Anzi no, to. Non abbiamo manifestato abbastanza. Ma come fareste grande come quell'altra? Sembrava più piccola. E invece, che buon profumo. Thank you. Adoro. Ah, vedi, qua c'è tipo il phon qui, quindi sì, tipo la zona bagno qua. Bagno. Vai, vediamo. Così sembra una pazza. Eccoci. Non abbiamo diritto ad averlo chiuso. Guarda come faccio la faccia. Oddio. No way, raga. Guarda. Cioè, abbiamo sempre i due reparti. No. No. Eccoci, due lavandini, la doccia è particolarissima davvero, e vediamo fuori. Ah, se n'è andato? Ciao amico. Vabbè. Oddio Cleo, no vabbè. Ciao ragazzi. Durissima. Oddio, ma pensa a svegliarci, io voglio dormire qua, te lo dico. Stupe. Chiudi, 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 chiudi. Dai, proprio adesso. Tu non sei kids friendly. Adoro. Cioè, la pace dei sensi. Ma
magari vediamo qualche scuoletto che qua è più alto. È vero. E poi vabbè, qua classica. No, ragazzi. Zona relax. Davvero bello. Là c'è anche una spiaggetta che è super bella. Adoro. Ok, abbiamo fatto delle fotine, adesso ci buttiamo allegramente in piscina. Missione di oggi è bronzare un po' il viso, perché avevo tipo il petto, le spalle bruciacchiate e il viso bianco cadaverico, quindi sto poco al sole, ho messo tantissima crema e cerco di abbronzarmi leggermente, dai, che sennò faccio ridere con la faccia bianca e il corpo scuro, anche se mi disturbano un poco pensare a raggi solari che rovinano il mio viso. Che ridere, sei interrotto da solo, comunque che non mi riempio di rughe e macchie solari. Non duro troppo. Vi dico solo, raga, che abbiamo appena fatto acqua gym. Noi delle nonnine, ma è strabello farlo in piscina perché ti senti subito i muscoli più... Quindi lo faremo sempre adesso. È vero, solo domani. Esatto, perché dopo torniamo. Sì, ma raga, è volato in un tempo, cioè forse è la vacanza più veloce della mia vita, veramente. Ora proprio. Stiamo così rilassando. E niente. Mi chiederete perché non andiamo nel mare, perché in realtà questa piscina è fatta per prendere un po' il sole, quindi ci piace stare qui intanto, poi andiamo anche nel mare ovviamente. Sole! Ora stiamo andando a mangiare, vediamo oggi. Vedi che quelli là però li portano. Sì, perché è un po' di strada. Si sta bene qua. Sì. Poi sono tantissime. Assurdo. Vediamo appunto. Ah, sta facendo dei video. Morta. Noi. Letteralmente. Guarda che bella l'acqua qui. Piscinetta. Le mie braccia si stanno sempre più bruciacchiando. Che rotto. Guarda qua, bianca, nero. È scurita adesso. Sì, è vero, eh. È stata lì. È vero. Pian pianino. Missione quasi compiuta. Oggi ho preso un'insalatina, riso, pesce con verdurine, qua c'erano delle carote, un po' così lasagne e questo pane che è sempre il mio preferito con una sorta di yogurt. Thank you. E basta. Leo invece pesce, riso e sempre questo pane che è il nostro preferito. Eccoci con i nostri cocchi e palesemente... Allora, vi ho messo dentro la cover, probabilmente vedrete da schifo, però voglio provare ad andare fino a riva. E sì, quindi vi porterò con me con la cover subacquea, vedremo. Comunque di pomeriggio c'è proprio il sole che batte qui davanti e non c'è neanche un angolo di ombra, giusto per avvisarvi. E io sono già bruciacchiata, cioè mi sento proprio a brustolire. Quindi direi che non è il caso di stare al sole. Qua ci sono i gradini, l'unico sbatti è quelli che sono scivolosi. Comunque, non so se sentite in realtà voi qua dentro. Forse no. Sai che qua non so perché, oppure anche che ci siano tipo... Ah, oh, freschina! Animali strani. No, no. Alla fine non sono quelli della barriera corallina, cioè... Mm. Anzi, qua non è neanche barriera ancora. È vero. Eccola! Che paura! Di cosa? Non lo so, il mare. Siamo proprio in mezzo al mar. Che bello. Super bello, raga. Ah, qua si tocca. No, però... Ah, perché sei su uno scoglio, tipo. Tocco. Oh,
è andata l'onda in testa. Che bello, molto molto cute, sì. E appunto io volevo provare ad arrivare lì, ma non so se ci arriverò. Dici che è tanto lontano, ma in realtà secondo me no. Perché non c'ho voglia di andare a piedi, capito? Non ti porta verso di là, però devi stare attenta che non ti porta via. Dai, vieni con me. Ma scusa, ma così non andiamo più in spiaggia, quindi? Vado per qua. Che ridere. Sei una fifona. Però effettivamente per poi tornare c'è il mare che va contro. Brava, hai superato la tua paura. Stavi scivolando? Cleo in questa vacanza sta superando molte paure. Devi fare la lista. Ok, allora ci vediamo dopo. Se non mi vedi più tornare sono morta. Ma sì. Dice di no. Andiamo. Sono quasi arrivata. Non so se avete sentito quello che ho detto mentre navigavo il mare. Comunque sono arrivata. E questa cover è brutta, ma non è entrata neanche una goccia di acqua. Quindi niente, avete visto che le riprese fanno un po' schifo, però almeno è al sicuro il telefono. Sono arrivata, guarda che bello qui. La sabbia è pulitissima, morbidissima. Ci sono solo alcuni coralli. Fa impazzire il colore così azzurro. Troppo bello. E comunque secondo me sarà piuttosto tornare indietro, perché c'è proprio il mare che spingeva verso riva. Quindi vedremo. Io all'avventura. Ok, è giunto il momento di tornare indietro. Aia, gli occhi bruciano, sale. Cosa positiva, galleggiate se vi abbandono. Non mi ricordo qual è. Cavolini. Sana e salva, sono tornata. Per fortuna che lei è venuta fuori, perché non capivo quale casetta fosse delle tante. Bene, ho il fiatone. Ora mi butto anch'io in piscina a leggere, anche se c'è un botto di sole. Amici miei, mi sa che prima bevo. Oddio che freddino che c'è qui dentro. Amici, si è fatta ora di cena. E ora proveremo a camminare su questo coso senza cadere al buio praticamente. Non mi vedete neanche. Comunque, ah, ve l'ho fatto vedere che ci eravamo truccate? Forse no. Però mi sono dimenticata di vloggare. Ops, sì, abbiamo fatto un sacco di foto. Un'idea. Cosa? Ah, passerella. Adoro. Eccoci nel nostro splendore. E niente, adesso andiamo a pappare. E poi non so se facciamo alcune foto col flash o no. Proviamo magari. Vedremo, visto che siano sistemate. E niente, a dopo. Beh, direi che oggi ho preso veramente un botto di cosine. Però sembrava davvero buono. Soprattutto il granchio, sono curiosa di assaggiarlo. Che corre. Buongiorno. Già in piscina io, perché fa troppo caldo per stare fuori. E volevo un po' dirvi le mie considerazioni finali, visto che oggi è l'ultimo giorno completo. E posso dire, le Maldive, allora, avete presente quando avete già un'idea in mente, no? Che dice, cavolo, le Maldive sono tipo il sogno della vita, il posto più bello dove andare. Infatti quando Cleo me l'ha chiesto, ho detto, cavolo, ci sono sempre voluto andare, però il viaggio è abbastanza lungo, costa tanto, quindi sono sempre i presupposti per dire magari più avanti, no? Risparmi un po', più avanti, più avanti, più avanti. Però poi ho detto, vabbè, so che c'è, la vita è una, facciamolo. E quindi abbiamo prenotato tutto, e senza in realtà poi pensarci troppo, perché quest'anno volevo appunto viaggiare di più
che per il nostro lavoro in realtà è anche una cosa positiva, perché ci dà la possibilità magari di fare contenuti diversi dal solito, parlare di altre esperienze. Secondo me è bello vedere, cioè a me piace vedere i video dei viaggi degli altri creator, per capire dove andare, dove non andare, cosa ti dice di più. E niente, questo per dire che sono stracontenta di essere venuta, è super rilassante, ovviamente non c'è tantissimo da fare, io di per sé preferisco visitare le città o comunque i posti dove in realtà poi non è neanche una vacanza, perché sei sempre in giro a camminare, ti stanchi, prendi più stanco di prima, poi invece è proprio relax totale, non hai pensieri, te la vivi tranquillamente, ti svegli, vai al mare, come d'estate principalmente quando si va al mare, e quindi quello è il mood. E deve piacere tipo mia mamma, odierebbe, perché se non odierebbe la posizione 02, anche pensare di annoiarmi. In realtà qui trovo che sia più, non so come dire, più bello rispetto a quando vado al mare d'estate, perché d'estate effettivamente si va sempre nell'ombrellone, si sta lì tutta la mattina, si pranza, si è. Invece qui troviamo sempre quindi qualcosa da fare, poi vabbè, a noi ci piace intanto fare le foto, i video, quindi altrimenti ci prepariamo un attimo, boh, mi piace indossare questo mood. E poi ci sono le varie escursioni da fare, non sempre appunto si trovano i delfini, come avete visto sono anche un po' sfortunato da quel punto di vista, però sì, quello è sicuramente appunto tipo pazzesco per i relax. Per i pesci in sé forse questo non è il resort migliore, perché ci l'hanno detto che l'anno scorso abbiamo visto squaletti, manti, di tutto di più, mentre qui non abbiamo visto niente, se non una tartaruga appunto che abbiamo fatto il snorkeling, quindi non lo so, però è molto grande, molto pulito, tranne per quelli insettini, vabbè, che per forza di cose, essendo che il bagno aperto ci sono. E se invece vi interessa per quanto riguarda proprio le stanze, questa è bella perché è più fresca, diciamo che di per sé la trovo ovviamente super instagrammabile, bellissima, e hai direttamente il mare sotto i piedi, quindi non c'è la sabbia, non hai problemi nessun tipo per quanto riguarda il calore proprio della sabbia sotto l'ombrellone. Però d'altra parte a volte è anche bello stare più a riva, no? Letteralmente lì. Cosa che bisogna fare 10 minuti a piedi per arrivarci e non hai il tuo ombrellone come avevamo nel tanto precedente, quindi dipende un po' dai vostri gusti. A me è piaciuto fare un po' e un po', perché i primi giorni almeno così siamo stati un pochino più in spiaggia sotto l'ombrellone, mentre adesso appunto ci godiamo un pochino più il mare. Sì, ovviamente ci sarebbe anche la piscina condivisa con gli sdraio e tutto, ma la gente si sveglia all'alba per andarli a prendere e noi dormiamo, quindi non ci avremo mai sicuramente un posto, perché lasciamo andare asciugamani e ciao a tutti. Quindi sì, questo è un po' per me la differenza principale. In realtà entrambe le stanze sono molto belle, se dovessi tornare forse prenderei l'altra con la sabbia, perché questa è bellissima, però secondo me è un pochino più scomoda, appunto perché è lontana dal ristorante, dalla spiaggia e tutto, quindi per arrivarci comunque devi sempre stare sotto il sole a camminare. E quindi niente, fatemi sapere voi invece quale stanza avete preferito, sono curiosa. E nulla, oggi appunto ce la godiamo, penso che poi andiamo in spiaggia e faremo le solite cosine. E nulla, un po' mi dispiace perché veramente non ho pensieri, cioè di solito ultimamente a casa ero un po' triste appunto perché ho tantissimi pensieri, cose, mentre qua proprio ho la mia mente libera, libera da tutto, e spero appunto di tornare ed essere appunto più tranquilla mentalmente e fisicamente. Guarda, Leo si è perso nel mentre, che sta facendo? Ma niente. Amici, che dire, scusate l'interruzione, ma non avevo fatto una fine a questo vlog e mi dispiaceva salutarvi così, bam, dal nulla. Quindi ho detto dai, faccio questa mini clip per ringraziarvi per essere arrivati fino alla fine del video, spero appunto che vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto, vi abbia ispirato per prenotare nuovi viaggi in futuro, chi lo sa. Fatemi sapere invece se siete già stati alle Maldive, cosa ne pensate e se ci ritornereste. Spero appunto che vi sia piaciuto, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye!